dove tutti al momento per farsi belle come avvocaticchie e per tenerve belle calme calme tranquille tranquille, che cosa fanno? Mi invitano a denunciare, denuncia questo, denuncia quello, chiediamo i danni a questo, chiediamo i danni a quello, denuncia penale di qua, denuncia penale di là. Solo ed esclusivamente per farvi perdere tempo. E vi vado a dimostrare per l'ennesima volta che denunciare in Italia non serve assolutamente a nulla, anzi è controproducente per chi denuncia, tranne che non si hanno le spalle coperte. Spalle coperte significa conoscere tutte le procedure malevole che magistrati, giudici, avvocati attuano all'interno delle procure, comprese forze dell'ordine. E noi sappiamo barcamenarci benissimo in mezzo a questi criminali, conoscendo tutti i modus operandi che utilizzano questi criminali all'interno dell'istituzione per andare a sabotare denunce e procedimenti. Quindi, quando c'è un illecito commesso in una procedura penale e quell'illecito commesso lo si vuole coprire con un altro illecito, cioè, ci fate solo la figura di merda. Ed questo che è quello che ha fatto il caro procuratore Cantone. Tanto né lui né altri criminali mi andranno a denunciare per diffamazione, ingiurie o altro. E cercano di fare ritorsione secondo loro, ma queste ritorsioni con noi non attecchiscono, a differenza di coloro che vanno a denunciare senza avere alcun supporto a livello legale, perché noi abbiamo la fortuna che oltre a denunciare abbiamo il supporto legale che è sia denunciante parte in causa e non ha alcuna paura di denunciare magistrati, giudici e quant'altro e andare a espletare tutte le varie procedure necessarie affinché vengano sgamati immediatamente tutti gli illeciti commessi da magistrati, giudici, procuratore capo, generale e quant'altro. E questo mi sa che è l'emblema del cretino rappresentato da quelle parole di Falcone. Era stata sabotata dal predecessore di Cantone, ovvero De Ficchi, il quale questa denuncia presentata a Perugia l'11 settembre 2018 contro magistrati di Roma, ovvero l'ex procuratore capo Pignatone e magistrato Dall'Olio, contro magistrati di Napoli e contro magistrati di Salerno. Solo a Salerno sono più di 40, tra giudici, magistrati, assistenti sociali, consulenti tecnici, per un totale di circa 70 persone denunciate inerente solo il discorso della bambina in mano a padre pedofilo, solo perché intimo amico dell'ex procuratore capo Corrado Lembo e della famiglia Conte. Quindi parliamo di Carmelo Conte, Federico Conte, Angelino Conte, famiglia il cui figlio di Angelino è anche avvocato del pedofilo, che è stato sotto processo per mafia per 17 anni, collegati con il clan maiale di Ebole. Cercando di pararsi il sedere, la mette a modello 21 e invece di avviare lui l'indagine contro i magistrati di Roma, Napoli e Salerno, uno mi dice genio, veramente genio, che cosa fa? La manda a Salerno. A Salerno, fatalità proprio oggi, ci arriva la comunicazione che questa procedura è stata assegnata a un magistrato Cioncada, già da noi più volte denunciato. C'è il magistrato che ha in carico al momento la denuncia presentata a Perugia a settembre 2018, quindi parliamo più di 2 anni fa, quando la legge Orlando per la procedura penale indica 6 mesi più
mesi. Quindi entro massimo 9 mesi ci deve essere o la richiesta di archiviazione o il rinvio a giudizio. Dopo 2 anni e mezzo per cercare di pararsi e sedere, ce l'ha in mano questa procedura un magistrato di Salerno pluridenunciato da noi. Questa richiesta di archiviazione a noi servirà per andare a denunciare Cantone alla procura competente. Nell'opposizione andremo ad elencare tutti i reati commessi dal pubblico ministero Cantone, che nell'arco di questi primi 5 anni, quando era capo dell'ANAC, quindi l'Associazione Anticorruzione in Italia, forse l'ha dimenticato, forse non lo sapeva neanche quali sono le procedure penali, cosa si deve fare in procura, quali sono le indagini da svolgere, come si devono svolgere, anche perché quando lui era alla presidenza dell'ANAC, se andate a cercare con Google indagini sabotate all'ANAC o indagini che sono andate a finire nel dimenticatoio all'ANAC, ce ne sono una marea, perché l'ANAC, non essendo una procura, invece di fare loro indagini personali dove magari si fanno scoprire e fanno intendere che stanno indagando su quell'azienda o quel personaggio e nel frattempo fanno sparire prove, dovevano immediatamente passare le notizie del reato alle procure. Spesso e volentieri queste notizie del reato ci impiegavano pure 1 o 2 anni prima che arrivavano in procura, e quando la procura prendeva in mano le notizie del reato, purtroppo ormai non c'era più nulla da fare, perché erano state inquinate le prove e la procura non poteva più indagare. Prende la denuncia personale dell'avvocato Virginia Cerullo presentata a fine ottobre 2020 e cosa fa? Ci sono reati personali miei e suoi distinti e separati. Le unisce in un'unica procedura, modello 45. Ma in questo caso non è arrivata la notifica a me. È arrivata la notifica a mio avvocato, ovvero l'avvocato Virginia Cerullo, ma non è arrivata la notifica all'avvocato dell'avvocato Virginia Cerullo. Perché, caro Cantone, nei procedimenti penali, in quelli civili, un avvocato si può difendere da solo, ma in quelli penali l'avvocato non si può difendere. E quindi ci voleva la comunicazione della notifica tramite carabinieri, dove insieme alla comunicazione l'avvocato Virginia Cerullo andava a indicare il suo avvocato, così che la notifica arrivava anche al suo avvocato. Quindi questa procedura fatta via pecche è l'ennesima porcata fatta da cretine all'interno delle istituzioni che si sentono un cazzo e mezzo perché fanno parte del corporativismo mafioso all'interno della magistratura e che pensano di fare tutto quello che vogliono, tanto loro pensano, dice, a gente stupida, a gente cretina e non ne sa niente. E poi magari ci sono presidenti di associazioni come Francesco Carbone che non ha titoli e che magari di procedura penale non ne sa nulla. Caro il mio demente Raffaele Cantone, non lo dire prima quello che fai, e invece lo dico sempre prima, a dimostrazione che quando dico una cosa, poi la faccio. E quando dico una cosa a livello di procedura penale, non c'è nessuno che mi può attaccare. Nessuno che mi può attaccare. Quindi, caro il mio Raffaele Cantone, sappi che presto presto ti becchi a denuncia a procura competente. Presto presto sarà fatta opposizione a richiesta di archiviazione. Quindi il GIP deve per forza fare due cose. Una è mandare lui gli atti alla procura competente, dove andremo a indicare che la procura competente non è Firenze, visto che abbiamo denunciato il testa di cazzo procuratore capo Creazzo e il procuratore generale Marcello Viola, quindi sarà la procura di Genova, oltre che noi presenteremo denuncia a procura di Genova, ma il GIP
Una volta presentata opposizione a richiesta di archiviazione, e dovrà per forza fissare l'udienza GIP. Ma una volta fissata l'udienza GIP, il caro GIP e il caro procuratore capo Cantone si sono incartati da sole, perché nel momento in cui il GIP non invia le notizie di reato alla procura competente, ovvero la procura di Genova, anche lui parteciperà alla frode processuale insieme al caro procuratore capo Cantone, in concorso, in base all'articolo 40, a tutti coloro che abbiamo denunciato e che rientrano nella famosa valigia blu. Quindi nel momento in cui il GIP fissa l'udienza e non manda gli atti alla procura competente di Genova, ex articolo 11, perché noi di questa cosa faremo anche istanza al presidente del tribunale, faremo istanza di avocazione al procuratore generale, e quindi nel momento in cui sarà fissata l'udienza GIP, senza che nessuno ha fatto nulla, cari criminali all'interno della Procura di Perugia, quel giorno che sarà fissata l'udienza GIP, faccio arrivare dinanzi al Tribunale e alla Procura una marea di persone, perché in quell'udienza, e questa volta non so chi vi farà scappare, perché a Salerno il Guppe Perrotta e il giudice Giocole sono scappate grazie all'aiuto del commissario Colamonica e del maggiore dei carabinieri, comandante Luciano, che non gli hanno fatto aprire l'udienza per non essere arrestati in flagranza del reato, e le potevo arrestare benissimo in base all'articolo 383 di codice di procedura penale, e per non farmi procedere agli arresti non gli hanno fatto aprire l'udienza. Quindi nel momento in cui fisserete questa benedetta udienza GIP a Perugia, sappiate che vi arresto in flagranza del reato, sempre in base all'articolo 383 del codice di procedura penale. Quindi invece di fare manifestazione, ci sarà un'enorme folla dinanzi al tribunale per godersi, non solo in diretta Facebook o YouTube, l'arresto in diretta di Don Raffaele Cantone e casomai del suo complice Gippe, ma tutto lo vedranno con i loro occhi di presenza. Non so ormai più quanti giorni sono dal 12 di novembre ad ora. Nessuna autorità ci ha dato finanche notizie della bambina dell'avvocato Virginia Cerullo, che, ripeto, non è decaduta dalla genitorialità. Dopo tutte le porcate fatte al Tribunale di Salerno, non sono neanche riusciti illecitamente a farla decadere dalla genitorialità. E con tutto ciò sono 4 anni che non riesce a vedere la bambina. E con tutto ciò che abbiamo fatto una marea di denunce dal 12 di novembre a oggi, dove abbiamo fatto finanche il presidio sotto casa del pedofilo, protetto dai carabinieri finanche di campagna, nessuno al momento si è degnato di darci una risposta di come stava la bambina e di dov'è la bambina. Sulla denuncia presentata a Perugia l'11 settembre 2018, dove in quella denuncia, oltre a denunciare il pedofilo, abbiamo denunciato tutto l'intero sistema e rete criminale all'interno delle procure di Salerno, Napoli, Roma e ora Perugia, per proteggere il pedofilo e tutti quei giudici, magistrati, assistenti sociali e consulenti tecnici che hanno partecipato e che hanno concorso nella protezione del pedofilo e dei loro colleghi. E poi tante avvocaticchie, giudici civili e ex parlamentari che si spacciano per magistrati, solo perché la parola magistrato può essere abbinata alla figura di Falcone e Borsellino, o che vi parlano di denunce, sia presentate e mai
andate a essere controllate col 35, o che vi dicono denu abbiamo denunciato al Parlamento, e merite imbecille, le denunce si fanno in procura, non al Parlamento. Al Parlamento non se ne fanno denunce. E chi vi parla di denunce al Parlamento sono avvocati che si presentano con tanto di toga, cassazioniste o giudici che si presentano come magistrate e vi prendono per fondelle sicure che voi di diritto non ne sapete nulla. E solo perché parla un magistrato, un giudice, un avvocato o qualsiasi ciarlatano che ha un titolo in questa nazione, in questo regime che denunciamo, con golpe politico-giudiziario siglato nel 1989, ci sono ancora migliaia e migliaia di persone che seguono questi ciarlatani, dove non sanno neanche di cosa parlano, solo decisamente per prendervi per il culo con le denunce. La magistratura, abbiamo fiducia nella magistratura. E grazie a cazzo che hanno fiducia nella magistratura. Quando un polacco si fa assolvere il proprio cliente con 268 dosi di cocaina arrestato dalla polizia e viene assolto solo perché il giudice dichiara era per uso personale, grazie a cazzo che hanno fiducia nella magistratura. Quando si trovano magistrati, giudice, a servizio di spacciatori, criminali, mafiosi, e chi non avrebbe fiducia in questi giudici e in questi magistrati? Il problema è quando si parla di legalità e giustizia, quando si parla di denunce contro il criminale. Questi giudici e magistrati non fanno niente perché sono a protezione e a servizio di varie cosche, logge, ordini e sette. E ancora non ve ne rendete conto. Non vi rendete conto che di tutte le denunce presentate dall'avvocato polacco, da Taormina, da questo, da quell'altro, che si sentono là 1.000 avvocati per questo, 1.000 avvocati per quello? Di tutte le denunce presentate, non ce n'è una che è andata in porto. Perché erano solo e sono solo denunce politico-mediatiche per tenervi ferme con la speranza che la magistratura faccia il proprio corso e che i criminali se ne vadano in galera. Nessun criminale andrà in galera su quelle denunce farlocche, calunniose, presentate da Polacco, da Giorgianni o da chi che sia. Perché nessuno di loro ha avuto la dignità di andare a fare i 35, li stiamo facendo noi fare i 35 a coloro che hanno presentato le denunce calunniose di Polacco, dove già tanti hanno ritirato le denunce e hanno verificato che come noi abbiamo le denunce sabotate a modello 45, ce le hanno pure loro. Perché quella denuncia presentata contro Conte era solo un'operazione mediatica che doveva servire per mantenere il popolo fermo e inerme a casa, con la speranza che avvocati a protezione del popolo facevano arrestare il criminale, quando gli unici che potevano essere incriminati erano coloro che presentavano le denunce calunniose. Sapendo che quelle denunce ormai non andavano in porto e per sviare l'attenzione, che cosa fanno? Si inventano, visto che lo sterco del diavolo piace a tutte e alla gran parte della popolazione italiana, che cosa hanno fatto? Inventiamoci una causa civile per quanto riguarda soldi. E loro ci chiudono in casa, loro ci sequestrano, loro questo, loro quello, e almeno facciamoci pagare. Giusto? E allora convinte tante di nuovo a migliaia a versare 70 euro in un'associazione farlocca, che è una società fittizia, chiamasi società fittizia, ovvero avvocati che utilizzano una finta associazione per fare attività lavorativa, è un reato non solo a livello penale ma anche disciplinare. Ma in questo caso non interviene nessuno, non interviene l'ordine dell'avvocato, non intervengono magistrati, non interviene nessuno, neanche i giornalisti, neanche della parte opposta, non interviene nessuno. Nessuna censura, nessun attacco. Ieri per l'ennesima volta ho visto a Polacco,
c'era, ieri è stato l'altro, io non mi ricordo, che c'era la manifestazione del popolo delle mamme a Roma, per l'ennesima volta, polacco, senza mascherina, tra cui organizzatore di questo evento, dove non c'era neanche la Digos a vista, quando a noi la Digos ci fa le multe, solo con le riprese, fa le multe anche a coloro che non erano neanche presenti, solo magari perché erano segnalate già magari la mattina o giorni prima. E quindi nel mucchio ci mettono chiunque. A noi ci fanno le multe per mascherine, le multe per assembramento, le denunce per manifestazione non autorizzata, perché se la inventa il questore, il DASPO. Allora non ci fanno nessuna multa, nessuna denuncia, niente di niente. Manco la denuncia calunniosa nei confronti di Conte, non c'è una procedura per calunnia nei confronti di Polacco. Fanno aprire un fascicolo a 100 quando la procedura era e doveva essere aperta a Roma, quindi fanno la pagliacciata mediatica per far vedere che c'era una procedura contro Conte, quando invece era una richiesta di archiviazione, quindi la procedura era per archiviare una denuncia per la quale non è partita mai un'indagine. Ve la spacciano per provvedimento contro di Conte. Il giornale serve del sistema a pubblicare le prime pagine, tutto. E ancora voi andate dietro a sti ciarlatane, a farvi prendere per il culo. Farvi prendere per il culo, pensando di mandare in galera qualcuno. Non ho mai sentito dire a Giorgianni, Polacco, i 1.000 avvocati per la Costituzione o altri avvocati, avvocaticchi o che sia, che vogliono mandare in galera criminale, golpiste, dittatore di merda che hanno distrutto l'Italia e le italiane. Vi dicono semplicemente li mandiamo a casa, così arrivano loro che fanno parte del sistema. Vi prendono per il culo per tenervi a bada ferme, calme e tranquille nelle vostre abitazioni. Tanto qual è il problema? Siete sequestrate e noi facciamo il ricorso. Tanto qual è il problema? Siete sequestrate e noi facciamo questo. Tanto qual è il problema? Ve lo facciamo pure gratis. Solo 70 euro per questo. Solo 30 euro per l'iscrizione all'associazione. Anzi 100 euro. No, 20 euro. Già prima volta in Italia che ciarlatane, politicanti di merda, si finanziano l'elezione, la propaganda politica, con coloro che dovrebbero essere i loro elettori domani. È la prima volta in Italia. Sono riusciti anche a questo, fare propaganda politica facendosi pagare da coloro, i scemi, a cui chiederanno il voto domani. Emerite imbecille tutte quanto siete. E non vi offendete che vi chiamo imbecille. Mi potete dire quello che volete. Tanto io non mi candido, non mi porto, non cerco consensi, non mi prendo per culo per avere un voto domani. Vi dico la realtà nuda e cruda. Poi sta a voi decidere, dopo che avete azionato gli ultimi due neuroni rimasti, che cos'è verità o se andarvi ad affossare seguendo ciarlatani. Se volete veramente combattere il sistema o stare ai loro giochi. A noi i loro giochi dei criminali all'interno dell'istituzione ci fanno semplicemente ridere. Perché lo sanno che qualsiasi escamotage vogliono fare dopo che hanno commesso reati, l'unica cosa che possono fare è commettere altri reati per coprire il reato precedente. Questo solo possono fare. Solo questo, una volta commesso il reato, l'unico modo che hanno è fare altri reati per coprire il reato precedente. E questa è la dimostrazione. Don Raffaele Cantone, colui il quale i media nazionali, servi del regime, le associazioni antimafia, togliete ante, quelle che guadagnano, truffano milioni di euro allo Stato per non fare un cazzo di niente contro la mafia, se non convegni, libri, film, di tutto, ovvero pubblicità alla mafia. C'è associazioni antimafia che prendono soldi dallo Stato, dai simpatizzanti, per fare pubblicità alla mafia. Dove fanno intendere che della mafia bisogna avere paura, perché
Perché fa paura la mafia. Io sono 13 anni che dimostro la codardia dei mafiosi e dei loro affiliati, che non hanno il coraggio di fare un cazzo di niente nei miei confronti. E quando tentano, pensano di farmi ritorsione a livello giuridico, perché magari mi fanno il rinvio a giudizio solo per essere segnalato a CED, o mi fanno la denuncia solo per segnare la CED, e poi quella denuncia non si dibatte in un'aula di tribunale, perché non devono arrivare a una sentenza che andiamo a dimostrare la verità in un processo penale, che quello lo utilizzano solo per far sminuire la figura dell'Associazione Governo del Popolo, la figura di Francesco Carbone, dell'avvocato Virginia Cerullo. Noi vogliamo e pretendiamo le sentenze. E una volta avviati i procedimenti, le sentenze arriveranno. Che fino a quando è una persona che ha a che fare con un magistrato, con un tribunale, e tutto quello che succede avviene tra quattro mura, dove anche l'avvocato, spesso e volentieri, è parte integrante di quel sistema criminale, non pensate di avere giustizia da nessuna parte, neanche se andate a scegliere il migliore avvocato d'Italia, perché sappiate benissimo che i migliori avvocati d'Italia, i principi dei fore, che spuntano in televisione ovunque, che fanno sempre politica, le hanno rese principe de fore quei criminali magistrati all'interno delle procure, che gli fanno vincere cause perse, perché all'interno della procura si fa parte di quel corporativismo mafioso, dove viene deciso chi deve vivere o morire, chi deve perire sotto un procedimento penale, e chi, pur essendo criminale, non verrà mai né processato né condannato né nulla. Vi ho dimostrato come gli scagnozzi del sistema mafioso, ovvero quelli della Digos di Roma, perché le manifestazioni contro il governo si fanno a Roma, per andare a bloccare quelle manifestazioni che danno fastidio al sistema, chi potevano inserire all'interno della Digos e Questura di Roma? Solo dei criminali affiliati a quel sistema mafioso di merda. E fatalità, noi siamo gli unici ad aver subito di tutto da quei mafiosi, criminali, mercenari, a servizio della mafia di Stato. Gli unici. Ma questo non vi entra in testa, non riuscite a capirlo. Assolutamente non riuscite a capirlo. Bloccate dalla polizia tanti ignoranti, lecchine dei politicanti, ah, ha fallito la manifestazione. Ma che significa per voi manifestare? Che c'è una platea che vi applaude, che avete fatto bella figura con i vostri parlamentari di merda, che siete riusciti a fare un comizio davanti a 10.000, 15.000, 20.000 persone a servizio dei politicanti di merda. Quello significa fare bella manifestazione. E quando chi denuncia mafia, pedofilia, sistema criminale, golpe politico-giudiziario, viene bloccato, massacrato, dove finanche Virginia, e tutti avete visto e sentito, sequestrata, spintonata, a 6° mese di gravidanza, dove non c'è stato nessun maiale, lurido, porco, avvocato, informatore del web, e coloro che si sentono, si definiscono contro il sistema, lasciamo perdere a me, non hanno avuto considerazione alcuna per una donna, avvocato, incinta a 6° mese, sequestrata, aggredita, minacciata da scagnozzi della mafia di Stato. Non c'è stato un porco, un maiale, avvocato, magistrato, giudice, giornalista che ne abbia parlato. Se me le definite voi salvatori della patria, questi mi definite voi paladini per i cittadini solo perché vi informano che la mascherina non trattiene virus, solo perché vi informano ah, il vaccino non si deve fare, o vi informano ah, questi dati sono fasulle, e diventano paladine del popolo coglione in Italia. Solo perché vi dicono non mettetevi questo, non mettetevi quello. Perché c'è bisogno che un emerito dei sciate cazzo mi venga a dire a me se posso mettermi o non posso mettermi la mascherina, se me la devo mettere o non me la devo mettere, se devo fare questo o non devo fare quello. E diventano paladini del nulla.
andandovi a parlare dei problemi, quando i problemi né li vogliono risolvere né vi dicono come risolverle. Che fare una istanza a questore o fare un'opposizione per la multa non è risolvere il problema, perché il problema non è non andare a pagare la multa. Il problema è non ricevere assolutamente multe per strada. Il problema è non ricevere denunce quando si va a manifestare. Il problema è non essere rinchiuse e perseguitate da queste pezze di merda criminali di Stato. Questo è il problema. Ma questo problema non lo vogliono risolvere, perché loro fanno parte integrante del problema. Devono semplicemente tenere a bada le persone sperando che domani le cose possano cambiare. Magari cade il governo, si fanno nuove elezioni e arrivano le nuove figure professionali, avvocaticchi, magistrati, medici e quant'altro che faranno il vostro bene. Quindi dopo che loro saranno eletti, non vi metterete più le mascherine, non vi metterete più questo, potete uscire di casa, ma tanto nel frattempo mi hanno fottuto i soldi, le case, la libertà, tutto. Tutto. Però sarete liberi. Liberi che con loro non vi metterete più le mascherine. Liberi di poter uscire e andare a mendicare per strada, perché nel frattempo l'economia italiana sarà venduta e svenduta fino all'ultimo osso, dove questi ciarlatani non hanno mai, mai preteso l'arresto immediato di quei criminali che dall'89, anche prima, ma è stato siglato nell'89, tramite il codice Vassalle e tramite il decreto ministeriale per il modello 45, il fatto che tutte le procedure penali siano affidate a mafiosi togate a servizio di cosche, logge, ordini e sette, dove qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, lavorativo in Italia è tutto pilotato dalla mafia, la massoneria e quant'altro. Tutto. Dall'89 è tutto pilotato. Tutto pilotato. E solo chi non è passato nelle città carne dell'industria, perché è un'industria per fare soldi, nell'industria della magistratura, solo chi non ci è passato non può capire. Ma dopo avervelo spiegato e fatto capire, fatto ascoltare, visionare in un milione di modi, su due cose: o siete imbecille totale e meritate tutto quello che avete da parte di questi criminali di Stato, o siete parte del sistema. Due sue cose. O siete imbecille o siete parte del sistema. Non ci sono alternative. Ora sta a voi decidere da che parte stare. Sta a voi mandare a fanculo ciarlatane che si spacciano per paladine. Sta a voi fare girare tutto ciò che è verità e dimostrazione di golpe politico-giudiziario in Italia. Se tutti ne parlano, il problema si deve discutere, che noi non abbiamo più tempo. Quello che non avete capito è che non abbiamo più tempo. Vi lamentate del vaccino obbligatorio? Sì, obbligatorio no. Ah, è arrivata la sentenza del TAR in merito al decreto di marzo. La sentenza del TAR in merito al decreto di marzo non serve un cazzo con i DPCM che sono successive. E quando vi dicono: ah, ma il governo ora è obbligato a fare, il governo era obbligato ad applicare la Costituzione già prima del DPCM. Se continuano imperterrite a commettere illecite, DPCM illecite, non applicazione della legge, è perché se ne sbattono i coglioni della Costituzione, se ne sbattono i coglioni della legge, se ne sbattono i coglioni delle sentenze del TAR, se ne sbattono i coglioni di tutto. Ma voi, merete imbecille, continuate a dare ascolto ad avvocati ciarlatani di merda che vi fanno intendere che la legge in Italia esiste. Non esiste legge in Italia. È una sentenza. Loro se ci puliscono il culo, come se ci puliscono il culo con le leggi, se ci puliscono il culo con la Costituzione italiana, se ci puliscono il culo finanche con il diritto internazionale dell'uomo. E voi siete ancora là pensando di avere i soldi.
avere giustizia, avere libertà. Perché posso capire coloro che il sistema li finanzia o gli fa avere dei lavori che mai avrebbero potuto avere per le loro intelligenze o capacità. E quindi qualsiasi raccomandato in Italia sono tante, la maggior parte. Inserite nella pubblica amministrazione, forze dell'ordine, forze armate e quant'altro, devono a vita leccare il culo a quel politico, mafioso, magistrato o quant'altro che hanno dato la possibilità di poter entrare in quell'ambito del partito del 27, dove non dico che tutte sono così, ma purtroppo la gran parte, dove l'altra gran parte, per non avere coglioni rotte, si sta muto e zitto, si chiama omertà. Omertà si chiama mafia. E quando sono pubblici ufficiali, subentrano anche in concorso in base all'articolo 40, a differenza di noi semplici cittadini che non abbiamo l'obbligo di denunciare. Quindi anche coloro che vi dicono: ah, ma io non sono un mafioso, io da qua, io da là, e sanno che i loro colleghi, pezzi di merda, servizio della mafia, e se stanno mute, anche loro sono mafiosi. Per omertà. Per legge, in base all'articolo 40. Per non aver denunciato il reato all'autorità. Per non aver fatto un cazzo di niente. Ah, sai, non ti posso manco commentare sotto, sai, faccio parte di... Però ti seguo. E che cazzo me ne fotte che mi seguite? Se poi non agite. Che cazzo mi serve a me avere 1 milione e 100.000 visualizzazioni in 5 mesi su YouTube, se poi all'atto pratico poi non siete buoni a fare un cazzo di niente. Tanti mi dicono: ma posso fermare con voi le denunce? Vi dico che denunce non servono a un cazzo. Noi le denunce le facciamo solo per far emergere a merda all'interno dell'istituzione. Non le facciamo le denunce perché sappiamo che andiamo a processo, perché processi a noi non ce ne fanno mai, perché noi abbiamo le prove per i processi, per mandarle in galera, e loro lo sanno, ma non ce ne fanno mai processi. Noi denunciamo con prove alla mano solo per metterle a figura di merda, solo per andare a scoprire qual era la rete mafiosa all'interno dell'istituzione. E le scopriamo uno per uno, nome per nome, uno per uno, procura per procura, fascicolo per fascicolo. Siamo gli unici in Italia che, se avessimo il supporto del popolo, a ste pezze di merda nel giro di 24 ore le mandiamo tutte in galera. 24 ore le mandiamo tutte in galera. No, sai, non condivido. Mi possono bloccare Facebook per 2 giorni. Pubblicando quelle cose tipo Polacco, Giorgiani, non mi bloccano mai, quindi le posso pubblicare. E allora che vedete? Migliaia e migliaia di partite, partiticchie, politici del cazzo, che spuntano come funghie. Spuntano un po' come funghie per fare che cosa? Per poi essere agganciate da qualche parlamentare. Magari nel proprio paesino si possono presentare all'elezione per avere un posto di consigliere comunale a fare il signor ok, il signor sì, a servizio di, e per poche centinaia di euro vendesse l'anima e propria dignità. Tanto anima e dignità non avevano neanche prima. Un intero paese comandato da mafie, logge, cosche, ordini, sette, dove tutte seguono tutte. A fa che? Non si sa. Quello che normalmente accadeva solo nel sud Italia, ora accade in tutta Italia. Non a caso la prima denuncia per mafia che ho fatto l'ho fatta a Verona. Ormai la mafia è ovunque. Massoneria ovunque, sistema criminale ovunque, e quelle più pericolose sono quelle all'interno dell'istituzione. Quelle che sono fuori sono solo coloro che gestiscono il territorio, quelle a cui viene data la possibilità per spacciare, per prostituire, l'arte di galline che poi fanno passare per capomandamente, capomafia, così che il sistema anche dell'antemafia possa fare fronte a miliardi, miliardi di finanziamenti dall'Europa, dallo Stato. L'unica proposta che noi facciamo è la pretesa dell'applicazione della legge. Se lo pretende uno, 10, 100 persone, magistrate, se ne fottono. Ma quando c'è una denuncia con tanto di prove e un processo, l'applicazione della legge, le procedure penali vengono pretese da una marea di persone, le cose sono due, ve l'ho sempre detto. O che devono applicare la legge per evitare sommosse popolari, o devono dichiarare lo stato del regime. Quindi comunque il popolo dovrà decidere se subire da pecora o incazzarsi sul serio. E in questi casi subentrano i pastori,
inviate dal sistema, che le fanno fare denunce, le fanno fare ricorsi, le fanno fare questo, le fanno perdere tempo. Decidete voi da che parte stare. Se stare dalla parte della verità, legalità, giustizia, o se stare dalla parte della menzogna e del sistema criminale. Vivere o morire. Ma per vivere bisogna sacrificarsi. Sacrificarsi a lottare. Noi possiamo metterci a difesa vostra per rendervi intoccabile come lo siamo noi. Non c'è uno che ha denunciato con noi e si ritrova sotto processo o condannato. Perché per condannare e fare ritorsione contro coloro che denunciano con l'Associazione Governo del Popolo, devono fare ritorsione a me, per primo. Perché io firmo le denunce insieme a loro. E quando firmo le denunce, le firmo solo ed esclusivamente quando abbiamo tutte le prove. Ma non dico mai a nessuno che le nostre denunce domani portano ad arresto di. Le nostre denunce bloccano le operazioni di ritorsione nei confronti di chi ha denunciato già in precedenza. Con l'unione di tutti quei criminali che hanno commesso reati contro i singoli, contro la collettività, contro l'erario e la personalità dello Stato, tutti insieme a questi di qua ci facciamo un culo così. Questo lo vedrò nei prossimi giorni, quello che succederà. Se finalmente vedrò i nostri video e comunicate diffusi in tutte le web, o se in tutte le web continueremo a vedere i video del ciarlatano e criminale polacco, del servo del sistema Giorgianni, o tantissime altre pezze di merda che fanno di tutto per mantenervi ferme, ferme nelle vostre case, nelle vostre porzioni, con la speranza domani di essere liberi, di non pagare una multa o di ricevere soldi di risarcimento danni.